oggi ci occuperemo dei film dell'orrore dai primi anni, da quando sono nati fino agli anni 60 inclusi. Vedremo quali sono i titoli più importanti per farsi un'idea di cosa guardare e direi di iniziare subito. Allora, il più famoso film è anche il primo film horror inventato, sembra che sia L'Emmanuel du Diable, che è del 1896, ed è questo qua. Sono circa 3 minuti di film muto, e più che un film, oggi sarebbe considerato un videoclip. Ha degli ottimi effetti speciali per l'epoca. Vi consiglio di dargli un'occhiata su YouTube o su altri video sharing in internet e guardarlo. Dura 3 minuti. Durante gli anni 10, anni 20 abbiamo dei film in cui si comincia a vedere qualcosa di interessante, si comincia ad avere il sonoro, sempre in bianco e nero, e i registi più influenti arrivano dall'Europa, dalla Germania, Francia. Abbiamo ad esempio Nosferatu il vampiro, un riadattamento del libro di Dracula di Bram Stoker, Il gabinetto del dottor Caligari, che è un film espressionista. Anni 30 e 40 cominciano ad esserci vari supereroi horror, diciamo quelli che conosciamo tutti. Frankenstein, Dracula, La mummia, L'uomo invisibile sono alcuni titoli che prendono padronanza nei cinema degli anni 30 e 40, soprattutto Bela Lugosi interpreta molti film come in cui fa Dracula o un vampiro. E poi abbiamo, sono negli anni 40, Ho camminato con uno zombie, che è un film, possiamo dire, primordiale riguardo agli zombie. Entra anche questo nome, zombie, di cui Romero poi approfondirà il discorso. Poi abbiamo L'uomo lupo, che è un altro film molto interessante. Passando agli anni 50 abbiamo La cosa venuta dall'altro mondo, L'invasione degli ultracorpi, Dracula il vampiro e di nuovo La mummia, che avevamo già visto anche negli anni 30. Sono film in questo caso a colori, abbastanza ben fatti, consiglio di dargli un'occhiata. Anche se il grosso degli anni 50 era rappresentato dai film di fantascienza. Andando avanti, abbiamo negli anni 60 che si comincia ad avere dei film interessanti anche per noi che siamo di un'altra epoca. Ci sono gli horror psicologici di Hitchcock, dai vari Psycho, gli Uccelli, eccetera. Anche Che fine ha fatto Baby Jane, vi consiglio di guardarlo. Abbastanza inquietante, nonostante sia in bianco e nero, è un grande film che vi consiglio. Poi abbiamo un film che è molto importante perché ha dato vita al genere splatter, che è Blood Feast del 63. È un film che dura circa 70 minuti, in cui si vede tanto sangue. Da questo film a low budget è nato il genere splatter, quindi è un film importante che vi consiglio di vedere o scaricare. Poi sul finire degli anni 60, come avevamo già detto nell'altro video dei film anni 70, ma li ricito, abbiamo La notte dei morti viventi di Romero, del 68, che è il primo vero film sugli zombie. E poi abbiamo Rosemary Baby, un altro film sempre attuale.
Ecco, questi sono i titoli più importanti partendo dall'inizio, dagli albori dell'horror fino agli anni 60. Ovviamente ci sono anche altri titoli, dipende dai gusti. Questi sono quelli più famosi e più visti. Consiglio di darci un'occhiata, di guardare anche su internet la storia. Questo genere, i trucchi, i costumi, l'evoluzione di questi e quant'altro. Va bene, per ora è tutto, un saluto a tutti.